Comandante, sempre bello per voi, anche commovente questo momento, festa di Santa Barbara. Che significato ha? Un significato speciale, particolare quest'anno? Certo, Santa Barbara è la protettrice dei Vigili del Fuoco ed è un momento di unione non solo dei Vigili del Fuoco in servizio ma anche con i Vigili del Fuoco in congedo. Quindi per noi l'importante da Santa Barbara non è solo la festa ma anche la messa e ritrovarsi tutti insieme. Anche perché Santa Barbara è la nostra protettrice in tutti gli interventi di soccorso che fanno i Vigili del Fuoco, è sempre lì che ci protegge e ci dà comunque in qualche modo un'assistenza. E gli diamo tanto lavoro visto che facciamo più di 600.000 interventi all'anno in tutta Italia. Ecco, appunto, è anche importante questo momento per dare un po' di visibilità a voi, insomma, che avete un impegno quotidiano. Cosa significa oggi essere Vigili del Fuoco? Essere Vigili del Fuoco vuol dire essere al servizio dei cittadini e tra la gente per la gente. Quello che è importante è continuare a far vedere il nostro lavoro e il nostro servizio, perché spesso è sottovalutato ed è importante che i cittadini sappiano non solo quando hanno bisogno ma anche durante l'attività normale l'attività che fanno i Vigili del Fuoco. Ultima battuta, parla della realtà cuneese, come è organizzata, insomma, come si muove sul territorio? La realtà cuneese è una realtà abbastanza complessa, un territorio molto vasto, abbiamo 3 distaccamenti provinciali permanenti, una sede centrale e 17 volontari, un territorio che è grande quanto la Liguria, quindi ci impegna spesso con diversi interventi e anche su un'area molto importante. Cerchiamo sempre di fare il nostro meglio, certo, stiamo lavorando per dare il servizio migliore al cittadino, ma sappiamo che il cittadino sconta su di noi. Grazie.